Ameria Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Oggi facciamo una riflessione insieme sulla formazione. Se ne è parlato in altre parole d'impresa, perché la formazione per sua natura è un qualcosa di particolarmente interessante e coinvolgente, sia i dipendenti, ma al tempo stesso anche l'azienda e l'amministratore. È coinvolgente perché richiede molto tempo, risorse finanziarie interessanti se si vuole fare la formazione nel giusto modo. Non dobbiamo scambiare o perlomeno confondere la formazione con l'addestramento, e cioè i corsi che per natura dell'attività svolta devono essere fatti, devono essere seguiti dai tecnici, dai singoli dipendenti. Mi riferisco ovviamente ai corsi sulla sicurezza, a tutti gli altri corsi, lavori in quota e quant'altro che riguardano chiaramente l'attività svolta. Quando parliamo di formazione parliamo di un qualcosa di completamente diverso, che è ovviamente diverso, non diciamo complementare, che attiene un po' a tutta la sfera operativa all'interno della quale il dipendente deve orbitare. Di cosa si sta parlando? Quanta formazione va fatta? Come va fatta? Da chi va fatta? E a chi va indirizzata? Sono tutte domande assolutamente lecite, ma che per poter dare una risposta sensata, una risposta coerente, bisogna ben comprendere quelle che sono le attese dell'imprenditore, qual è il suo piano di sviluppo, quali sono le aspettative nei confronti dei suoi dipendenti e così via. Ci sono dipendenti particolarmente tonici, dipendenti non tonici, tutti quanti in qualche modo devono essere portati avanti nel migliore dei modi, perché fino a prova contraria vengono pagati e vengono ovviamente ben remunerati. La formazione è un processo importante, è un processo a mio avviso continuo, che parte da quelle che sono le strategie dell'impresa, da quella che è la visione dell'imprenditore, fino ovviamente alla declinazione nei singoli progetti, nel quotidiano, di quello che deve essere fatto. È un processo non particolarmente semplice, per il quale ovviamente che va consegnato a dei professionisti, e che gli stessi professionisti in qualche modo devono consentire, assicurare un adeguato ritorno all'imprenditore. Ma su questo magari faremo qualche altra riflessione in seguito. Nella prossima occasione di Parole d'Impresa faremo un focus su quei dipendenti che per il loro operato non sono particolarmente tonici e compliant con quella che è la strategia d'impresa. A questo punto vedremo in qualche modo cosa si può fare. Bene, per oggi è tutto. Io vi auguro una buonissima giornata, vi auguro veramente un buon lavoro e un risentirci con la vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.